il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che si accomoda sul palco. Benvenuto. Grazie. Benvenuto, prego. Grazie, bentrovati. Allora, il cardinale Zuppi, ma non per questa platea, è stato ovviamente stalkerato dai colleghi qualche minuto fa, sto scherzando per non creare proteste, ha avuto delle domande, ha risposto a delle domande che sono evidentemente anche le nostre. Io voglio partire, cardinale, da un punto. In un suo scritto ha parlato della pace come di un rammendo. Lei è andato come inviato speciale del Papa a Kiev, a Mosca, negli Stati Uniti, in Cina. Io le devo chiedere, in questo momento in cui parliamo, 26 ottobre, quanto è grande il buco da rammendare rispetto alla pace? Ma innanzitutto è davvero ancora una grande gioia per me essere qui, perché si respira un'aria buona, si respira un'aria quelle dei problemi veri, non perché non ci siano differenze, presumo che ovviamente ci siano tante differenze di sensibilità, di visione, ma prevale quello che unisce. E le differenze ci aiutano anche magari in quella, l'Apostolo direbbe, gareggiare a stimarci a vicenda, cioè gareggiare nel bene, per cui poi se uno pensa di avere lui tutte le idee giuste è da ricovero. Se invece capisce che nel dialogo c'è sempre qualcosa per cui crescere, da cambiare, da migliorare, qui io ho sempre respirato quest'aria civica, cioè in cui al centro c'è, poi voi lo sapete, come per certi versi io ho amato molto fare il parroco e tendenzialmente così ne ho molta nostalgia, perché c'aveva un rapporto con le persone, qualche volta faticoso, soprattutto nella mia seconda parrocchia che era in periferia, quindi i problemi non avevano anche così delle distanze, delle protezioni, erano molto più dirette, mi sono preso certe lavate di capo da alcune donne, diciamo così, della borgata, molto efficaci, cioè, fanno capire. Ecco, per questo il primo grande grazie per questa aria civica e quindi anche un po' civile. Io mi auguro che questa aria buona così contagi tanti o purifichi tanta aria che qualche volta purtroppo nella polarizzazione, dimenticando le persone, dimenticando i problemi reali, qualche volta si diventa surreali. Ricordiamo, Eminenza, che quest'aria buona ha cercato di contaminare, per esempio con una missione recente a Kiev, una missione dei sindaci italiani, ha cercato di contaminare, e quindi torniamo alla domanda, sì, quelle zone infatti, che hanno molti problemi. Hanno molti problemi, su quella cosa più gemellaggi facciamo meglio è. Per esempio un collega mi diceva appunto, pensavano tanti gemellaggi con l'Ucraina, noi penseremmo, forse qualcuno di voi si ricorda che dopo Chernobyl ci fu una straordinaria operazione per far venire i bambini, i ragazzi di Chernobyl e vari, l'estate da noi. L'attuale ministro degli esteri in Ucraina parla perfettamente padovano, perché è venuto non so quanti anni l'estate a Padova. Ecco, dovremmo fare delle cose del genere. Il rammendo, ce n'è un grande bisogno, il buco è molto grande, anche perché abbiamo tante situazioni di conflitto che un po' pensiamo che ci sia sempre un cordone sanitario per cui quel conflitto resta sempre un conflitto limitato. E dicevo prima, l'intelligenza dell'espressione di Papa Francesco dei tanti pezzi di una guerra mondiale, e ci aiuta a capire che non è un pezzetto isolato che posso pensare di controllare o che siccome a bassa intensità, perché poi è sempre un inquinamento, è sempre nell'organismo generale. Ed è un organismo generale, cioè l'infezione poi arriva, e ovviamente penso che il conflitto in Ucraina e la violenza e il conflitto che c'è adesso
in Terra Santa non può non preoccuparci, il rammento c'è da fare tanto, e qualche volta ho l'impressione che abbiamo il filo e lo usiamo poco. Ecco, ma io le devo chiedere una cosa. Perché veramente... il rammento si tratta di mettere assieme i fili. Se io penso che lo faccio da solo, ecco, bene. Ma in questo momento abbiamo sul palco quello che ha in parte un po' di filo e un po' di ago. Continuerà la sua missione speciale rispetto all'Ucraina? Certamente sì, nel senso, poi bisogna vedere i modi. Per fortuna la passione di Papa Francesco è appunto per rammendare, per cercare di fare tutto il possibile. Se poi saranno importanti fare altre cose, si faranno altre cose. La priorità è rammendare, cioè è ricucire per ritrovare l'unità che la guerra, la violenza, l'odio, tutto quello che viene prima. Che la guerra non è soltanto quando materialmente scoppia, è tutto il pezzo precedente, ed è su quello che dobbiamo anche fare tanto, anche per rammendare. Lei prima parlava ne parla anche in alcuni suoi scritti, parlava della grande solitudine delle città, la solitudine di alcune fasce di popolazione, di anziani, minori, eccetera, paradossalmente nell'epoca dell'interconnessione. A questa platea di amministratori che se ne occupano tutti i giorni, cosa si può fare? Cosa si può fare assieme alla Chiesa, alle sue strutture, per alleviare la solitudine che è drammatica? Dunque, anzitutto essere molto consapevoli che la solitudine fa male. Per poter essere solo davvero devo saper stare con gli altri, ma devo avere gli altri. L'io da solo, dico una cosa banale, però a mio parere purtroppo non così praticata, l'io da solo si deforma, perché c'è poco da fare, l'io ha bisogno del noi, e poi credo comunque anche di Dio. Per tutti questo è vero, penso io, al di là, diciamo, delle proprie convinzioni, della propria fede. Poi una dimensione verticale ce l'abbiamo tutti, poi uno può vivere in un modo con più convinzione, con meno convinzione, allora cerchiamo tutti quanti, ci fa bene pure quella. Allora, se non c'è la solitudine, dobbiamo capire che fa male, e qualche volta ce ne accorgiamo dopo, ce ne accorgiamo soltanto anche qui nell'emersione dei problemi. Devo dire che i sindaci sono quelli che la capiscono di più, perché ce l'hanno, perché ci si confrontano continuamente, e lì il problema è capire come ricostruire una rete, soprattutto nelle grandi città. Nei paesi direi che come difenderla, per esempio nelle aree interne, come evitare che tutti quanti vadano da altre parti, perché ormai i figli vanno da un'altra parte, i nipoti ce l'ho da un'altra parte, ci vado anch'io. Ecco, ricordiamo, aree interne è un tema che interessa molto, lo spopolamento, l'Appennino e non soltanto l'Appennino. La Conferenza Episcopale ha una sua strategia, un suo cammino per le aree interne. Che cosa si può fare assieme, se si può fare? Molto. E qui, quando dici giustamente assieme, penso che nessuno ha la soluzione, e che soltanto anche appunto provando a spingere, a cercare delle soluzioni, a trovarle. Non esiste mai da nessuna parte, diciamo, la soluzione, o chi ha da solo la soluzione. Fa parte anche della soluzione imparare a cercarle insieme, ed è quello che trovo qui, molto. Sulle aree interne credo che siano tante, è molto emblematica anzitutto, perché per certi versi sembra il passato del nostro paese, ma sono le storie, le radici più profonde del nostro paese, e forse dobbiamo sperare che da lì possa rinascere qualcosa. Cioè esattamente il contrario, uno può pensare nelle aree interne è accanimento terapeutico, non serve più a niente, al massimo serve soltanto l'estate, e vivono l'estate, e che sia così. Non può essere così. E qui se penso per esempio alle infrastrutture, il problema delle aree metropolitane, e ripensare di più le aree metropolitane fa bene anche alla città, cioè le aree interne, e risolvere le aree interne o aiutare le aree interne a guardare al futuro fa bene anche alla città, non è soltanto, diciamo, per tante bellezze, anche poi straordinarie, ma per ricostruire la comunità, le infrastrutture. Se io posso vivere a mezz'ora da Bologna o da Roma e arrivare in mezz'ora al centro, sto lì. E in questo c'è molto anche l'accoglienza, cioè di cui... Altro tema caldo
e quotidiano per tutti gli amministratori. L'accoglienza, i meccanismi dell'accoglienza, il sistema di accoglienza farà vincere le comprensibili paure che ci sono sempre quando uno deve vedere qualcosa di nuovo, arriva tanto e poi soprattutto l'impressione che nessuno controlla, c'ho ancora più paura. Poi nell'accoglienza mi accorgo che lo adotto. A me colpisce tante persone che adottano adulti, cioè che danno speranza a ragazzi che non aspettano altro, che qualcuno che gli dà fiducia, che magari anche lo strattona, gli dice non devi far così, no? Ma l'accoglienza è anche proprio davvero guardare con tirar dentro il nostro, non aspettano altro. Evidenza, l'accoglienza altro. Sotto la specie dell'immigrazione, no? Anche questo è un tema importante. Il presidente De Caro l'ha ribadito nella relazione dell'altro giorno. Un problema che non può essere governato sotto il titolo dell'emergenza, perché è quotidianità, e dentro quel problema il problema ancora più grande, i minori stranieri non accompagnati, che sono un grande cruccio per gli amministratori. La sua posizione su questo? Beh, i minori non accompagnati è che pesano tutti quanti su di voi, e quindi a maggior ragione è un grande cruccio, e lì penso che c'è bisogno di sistema, io credo. Come esci dall'emergenza, no? C'è l'emergenza e dopodiché fai tesoro dell'emergenza. Lo cito perché credo che è molto saggio. Quando Papa Francesco dice attenzione, dalla pandemia, se non ne facciamo tesoro, cioè se non capiamo quello che è successo e cambiamo, se riprendiamo tutto come prima, vuol dire che cosa ci serve per cambiare? Cioè se anche la pandemia non ci lascia gli stessi, cioè vabbè, praticamente allora niente, no? La pandemia della guerra ci deve cambiare, caspita, ci deve cambiare. Allora, il sistema. Io credo che per esempio i minori, e su questo la Chiesa è molto coinvolta, cercherà di fare tutto, facciamo ancora troppo poco, io penso, perché significa dalle e dopo scuola, moltissime diocesi, moltissime parrocchie hanno tante esperienze di dopo scuola, che è un oratorio che aiuta, che dà più sicurezza, che non è soltanto alcune regole, poter stare con gli altri e conoscere gli altri, perché in molti casi non c'è anche i luoghi di convivenza, i luoghi in cui imparo a stare insieme, in cui conosco l'altro, no? Ma il dopo scuola per esempio vuol dire. E questo rientra sul discorso dell'adottare, quello che dicevo prima. Quindi quelle strutture di base che trovano attorno al comune, attorno alle parrocchie, il loro punto di coagulo. Solo che ci hanno bisogno i comuni di chi può permettere questo, del sistema, e questo è nel dialogo, io so quanto, davvero ringrazio moltissimo i sindaci perché sono molto stimolanti per noi e viceversa, quello che per noi sono tanto importanti per poter fare delle cose, no? Per dare delle risposte possibili, poi appunto uno direbbe che dovremmo anche cercare quello che sembra impossibile, ecco, qui c'è, e dopo diventa però qui c'è un punto, io la cito, ma lei conosce perfettamente queste parole, nel libro intervista con Edoardo Camurri lei dice a un certo punto la vera ragionevolezza è pretendere l'impossibile, chiedere l'impossibile, che diciamo tradotto è non perdere mai di vista la progettualità, se non abbiamo capito male. Quindi pane per i denti dei sindaci. Se l'impossibile resta fiabesco, velleitario, presuntuoso, fate un giro di giostra e finite. Quindi è pericoloso anche per voi, cioè per tutti, per me, per tutti quanti. Al contrario, ma quante cose avete fatto che all'inizio sembravano impossibili? Lo diventano se diventa sistema, se diventa un itinerario, se quel percorso che inizialmente sembrava appunto velleitario invece poi non lo diventa perché... Forse Eminenza anche il posto dove siamo, che è una grande area di cantiere, ci parla assolutamente di futuro. Quando tornerete qui fra 3 anni uno troverà un'altra cosa e sembrerà normale, no? E come i punti, quando uno vede un pilone dice ma che ci faccio con questo,
Poi quando sta sui ponti dice, caspita, e ce ne accorgiamo quando si rompono, quando lui va tutto il giro sotto, eccetera, eccetera, e perde tre quarti d'ora, capisce quanto sono importanti i ponti. E credo che quello che voi fate, quello che dobbiamo fare insieme, è provare a mettere tanti piloni perché ci siano dei ponti, perché quello che sembra impossibile, faccio l'esempio prima abbiamo parlato della solitudine, no? L'assistenza domiciliare è importante, caspita se non è importante, cambia tutto. Io preferisco starmene a casa mia negli ultimi giorni, preferisco che ci sia qualcuno che mi aiuti e che paradossalmente faccio risparmiare anche la struttura, qui c'è il ministro, la struttura pubblica che risparmia, che evita che i pronto soccorsi siano pieni o che permette, no? Allora questo è un problema di sistema, cioè di metterle in piedi e diventerà normale. Io credo che la stiamo ascoltando, Eminenza, con particolare attenzione due persone in platea, il ministro Schillaci che è qui e che parlerà dopo ovviamente, e un sindaco in particolare, che è il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, che è il delegato al welfare, che di queste cose acutamente si occupa ogni giorno. Scusate lo spot, ma insomma quando ci vuole ci vuole. Un'ultima domanda, perché mi fanno segni disperati dalla regia, abbiamo sforato il tempo, credo che però sia una cosa molto interessante. Lei riporta... È un po' una deformazione professionale. Quale? Quella di sforare il tempo. Sì. Il Papa cerca sempre di guardare 7 minuti al massimo, altrimenti ammazzate qualunque platea. Ecco, qui... Chiedo scusa. Qui siamo, no, io non credo che lei abbia ammazzato la platea, perché li vedo molto attenti, le teste... le teste non si muovono. Lei riporta in un documento, in più documenti, un'esortazione di Papa Francesco, lapidaria: avviate processi, progettate quindi. Secondo lei pensava ai sindaci? Molto, anche perché voi avete, diciamo, un periodo. Se pensate di fare tutto quanto, quello che resta legato a voi, guardate, adesso non voglio fare davvero la predica, però resta legato a voi quello che resta agli altri. Paradossalmente, se quello che viene dopo dice, caspita, mi ha lasciato un sistema, mi ha lasciato degli uffici che funzionano, gente competente, delle risposte che arrivano, dei luoghi dove poter capire e non far aspettare, diciamo, tanto tempo tra le domande e la risposta, beh, lì sì che sappiamo guardare al futuro e costruire al futuro. Per questo io vi ringrazio tanto, perché senza questo senso civico, poi sarete diversi, siamo diversi per fortuna, tante sensibilità, io credo che appunto tanti steccati per fortuna sono roba del passato, poi qualche volta si rischia di vivere nel passato, ma se c'è questo senso civico, se si guarda assieme al futuro, ci sarà futuro, e credo che ce ne abbiamo un grande bisogno, e penso che la cultura, l'umanesimo, penso anche, lo dico, anche tante radici che sono legate al cristianesimo e non solo, io penso che in tanta barbarie, in tanta violenza, in tanta inciviltà che viviamo intorno, spendiamo bene quello che abbiamo, credo che sarà davvero un ruolo importante nel piccolo e nel grande, nel locale e nell'universale. Quindi grazie del senso civico. Grazie a lei, Cardinale Zuppi, buon lavoro.